You know you smile, woman. You treat me so damn, damn fine. You give me such an appetite, and I need your loving every night. Sweeter every day, your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day, your love gets sweeter every day. Baby, when you kiss my lips, make me wanna go head over heels for you, yeah. When you whisper in my ear, what I say is how I feel for you, yeah. Sweeter every day, your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Since I was sweet 16, I wanted you to make you my queen. Then until the day you were, you're the loving girl that's taking my hand. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Now I'm glad I'm older, man. See, things are right into plan. And baby, if you promise me, we can build our world together. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Sweetly when you walk, when you talk, when you dance for me, girl. Walking so sweetly when you walk, when you talk, when you dance with me, girl. Boom, 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 boom. Il viaggio mi ha trasmesso soprattutto la gioia di vivere. La gioia di vivere l'ho trovata attraverso diverse arti, come il ballo, come anche discipline come lo yoga, la meditazione, anche con la scrittura, nel condividere esperienze. Quindi abbiamo pensato con Jacopo e Juan, che sono altre anime nomadi che viaggiano da tanti anni e che fanno ciò che amano soprattutto e vivono di ciò che amano, e quindi sono pieni di gioia di vivere, pieni di energia, abbiamo pensato di fare qualcosa che potesse trasmettere proprio questo alla gente, che condividere ciò che ci ha fatto bene nel nostro percorso, condividere ciò che ci ha reso persone felici, che vivono la vita che amano, e soprattutto per permettere a queste persone di tornare alla loro vita più determinate, con più fiducia in se stesse, verso i loro sogni, verso nuovi progetti. Quando qualcuno ti regala uno scrigno con un tesoro dentro, inizialmente vuoi goderti il tesoro, lo apri e dici che bello, ho trovato tutta questa ricchezza, è tutta mia. Però dopo un po' lo vuoi condividere. Il tesoro che viene dato può essere descritto come la conoscenza, quindi di varie arti, che una volta che ti viene passata non puoi tenertela per te, la devi condividere. In questi anni in cui ho scritto libri mi sono reso conto che c'è tanta paura, o comunque ci sono dei blocchi, ci sarebbero tanti che vorrebbero ma non riescono a fare quel passo, quindi ci vuole una spinta in più a volte. Le persone che sono riuscite a fare quel passo possono trasmettere quella spinta in più, possono trasmettere il percorso che hanno fatto loro per arrivare a quello. Quindi per me Ethnotherapy principalmente è questo, e grazie a Jacopo Won ho trovato degli ottimi alleati.